Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima cosa, vedete questa parte della mia fascia che non è mobile, è gonfia, no, è normale. Allora, pensavo di non riuscire a fare video, però io ho detto proviamoci. Allora, parlerò tutto il tempo così come una rincoglionita perché ho un tampone qua sopra che metto io. Perché non ho punti. Allora, io comincio dal lieve principio. Allora, per chi mi segue su Instagram saprà che praticamente ho tutto io e mi avevo tanto tanto male sin da gennaio, più o meno verso fine, no, fine gennaio, inizio febbraio. Ho iniziato a avere male a tutta la recensiva. Ho provato a curarmela con il glutorio. Glutorio antinfiammatori, però non mi passava mai perché avevo comunque male al dente, non capivo male, non capivo bene quale dente, perché purtroppo era talmente distesa. Man mano che andavo avanti, verso metà febbraio, mi ho fatto veramente malissimo. È stata una sera in cui penso che mi sono presa a schiaffi da mentre mi faceva male. Poi c'è stata un'altra sera, più o meno, verso, forse, penso che fosse stata scorsa settimana, dove una notte praticamente sembrava che mi apparissero proprio il dente. Praticamente, scusa se vi fa magari senso, ma non c'è niente, è solo cotone. Lo devo solo tenere perché ho fatto bene a colazione, se finisce il cibo non è il massimo, anche se non è che mangi grandi cose. Comunque, niente, c'è stata questa sera che sono stata malissimo, ho preso di tutto, ho preso Moment, Atacapirina, ho preso le gocce calmanti, ho preso di tutto e non mi passava mai, tant'è che poi penso di essere svenuta nel letto, prima che stavo male. Allora praticamente, forse se parlo piano, no, più parlo più mi fa male, però volevo condividere con voi questa bellissima esperienza. Allora, ok. E niente, mi ha fatto talmente tanto male che ho chiesto poi a mio padre per andare dal dentista e da mia mamma. Per fortuna abbiamo, diciamo, un amico di famiglia dentista, anche perché io odio i dentisti, non perché vi odio, mi dispiace tanto, ma mi fanno senso i denti, quindi finché i miei denti sono nel mio corpo sono più tranquilla. Comunque, praticamente sono andata, cos'era, l'altro ieri, a fare la visita, l'altro ieri, non me lo ricordo. Però, beh, comunque sono andata dal dentista, mi ha fatto la rossa e la panoramica e mi ha detto che praticamente questo dente qua che ho il giudizio sopra, adesso non ce l'ho più ovviamente, qua, aspetta che c'è il cotone qua, non c'è più adesso perché me l'ha tolto, era completamente marcio, esteriormente era sano perché me l'ha fatto anche vedere, però aveva un piccolo taglio ed è tutto marcio dentro. Quindi io non lo sapevo nemmeno, ho tutti i denti di giudizio, se non nessuno che me l'hanno tolto. E devo dire, allora, io sono sempre partita con i tatuaggi, parto sempre con l'idea, farò malissimo. Non è che faccia bene. Però devo dire che allora, per l'estrazione non ho sentito niente, è stato bravissimo il mio, diciamo, il mio dentista, me l'ha fatto. Sono stata 25 minuti dentro perché il mio ragazzo mi ha accompagnato, grazie amore. E quindi sono stata abbastanza veloce. Perché comunque parte l'anestesia che ci vuole 5 minuti perché agisca. Poi io con tutti i tatuaggi che ho, cioè non è che ne ho tantissimi, alla fine sono solo degli aghi, delle punture, ma io non ho problemi in quel caso là. E poi, boh, quando poi del dente è andato via abbastanza facilmente, mi ha detto, evidentemente mi voleva bene, voleva abbandonare il mio corpo perché mi aveva rotto il cazzo. E niente, poi ho dovuto aspettare solo 10 minuti perché voleva sapere se mettermi i punti oppure no. Fortunatamente, non avendo appunto tirato molto per togliere il dente, mi ha detto che non c'era bisogno dei punti perché comunque c'era solo, c'era buco. Comunque il dente non c'è più, però andava bene anche con il tampone, che alla fine è una pallina di cotone che uno mette su il dente. Infatti io me la cambio da sola. Ora come ora non esce più sangue, ce n'è veramente pochissimo, quindi posso anche in teoria poi toglierlo.
Lo tengo più che altro per mangiare, perché so è il secondo giorno dopo. Ieri ho sotto il dente. Allora, visto che molti mi hanno detto, fa malissimo, preparati con gli antidolorifici, allora non fa bene ovviamente, allora non è che sia yuhu che beva. Già dal fatto che riesco a fare i video, vi posso assicurare che io prima non riuscivo a fare i video. Fa male perché fa male alcune volte, quello non lo nego perché mi batte. Però devo dire che alla fine basta che prendo il momento, adesso prendo un Moment Act una volta ogni tanto e metto un po' di ghiaccio, se proprio mi fa male mi siedo un secondo sul letto. Scusate, ultimamente ho avuto perché devo ingoiare le cose intere, non digerisco bene. Allora, ieri ho mangiato, tranquillamente mangiato, insomma, ho inguiato la roba. Ho mangiato la carne cruda perché io, essendo che un bypass classico, non posso mangiare i gelati. La cosa migliore sarebbe stata i gelati perché sono freddi e vanno giù. Io purtroppo non ho un bypass classico, quindi il mio bypass è contro i dolci. Quindi sarei stata male. Quindi non è bello vomitare già se i dolci qua dentro. Quindi mi ha consigliato carne cruda, di mangiare tutto molto molle o comunque morbido, tipo anche le uova vanno bene. Ieri mi sono schiacciata tutte le zucchine, sono riuscita a mangiarne alcune. La ricotta riesco, non ho problemi. I formaggi non è un problema, anche se purtroppo essendo un po' intollerante al lattosio, non so fino a che punto andrebbe bene, però la ricotta non mi ha dato problemi. Stamattina ho fatto colazione con il solito cappuccino che bevo, solo che l'ho fatto con la macchinetta a freddo. Cioè, ho dato una botta calda e una botta fredda, quindi è a metà e metà. E poi ho questi qua, se ho fame, che sono della plasma, che sono praticamente per la frutta, perché sennò non riesco a mangiarla. E poi, niente, posso mangiare anche pesce e tutto, solo che per sicurezza, essendo che il pesce comunque un pochettino di male duda, mi ha mai detto come prendere poi omogenizzato. Proprio adesso come cose riesco a mangiarle. Tipo la ricotta è facile, perché tanto la ricotta non ho mastico. Diciamo solo che non è tanto facile mangiare col tampone, perché adesso l'ho messo più piccolo, perché tanto colazione devo solo piccato bene. E poi mi sono mangiata un po' di cucchiaini di marmellata senza niente, perché il pane mi fa male. E quindi anche se devo ingoiarlo intero. Con il mio bypass ingoiare le cose intere non è facile perché digerisco dopo 4 ore. Poi ieri devo dire che sono stata un'oretta in piedi per digerire, però poi è andata bene. Cioè, alla fine ho mangiato un po' di carne cruda, le zucchine e poi ho mangiato, penso, due. Vabbè, mangio con la forchetta, no, con cucchiaio, due forchettate di, come si chiama, di ricotta. E boh, tutto qua. L'unica cosa che bevo le cose con la cannuccia perché mi fa male appoggiare i denti. Piccato perché penso che sia tutto collegato, io questa arcata ce l'ho molto in avanti e quindi diciamo che cerco di bere con le cannucce. Per fortuna ne ho tantissime a casa che le ho sempre comprate con i bicchieri e quindi mi trovo cannucce ovunque. Quella che uso di più è quella che ho nel letto perché ho proprio un bicchiere con la cannuccia attaccato che ho comprato quando mia mamma l'ha regata quando mi sono operata, che è la cosa migliore. Intanto mi annaffio con l'acqua perché quando sta per finire l'acqua non va nella cannuccia, ma va nel bicchiere e mi annaffio. Lavarmi i denti pensavo fosse più difficile. Ovviamente penso che questo dente non lo stia lavando benissimo, perché può di andare a intaccare il buco. Ovviamente mi lavo senza tampone. Il tampone è solito solo dalla mia bocca, perché basta che apro, spalanco la bocca, quello cade. Cioè basta che muovo la mandibola. Infatti per mangiare è un po' un problema, perché se no mi mangio il tampone. Adesso penso che lo toglierò durante la giornata, se devo mangiare lo rimetto perché tanto adesso non esce tanto sangue. Primo giorno sì, si fa schifo, non ascoltate questo pezzo. Uscivo un po' perché non male, mi ha detto di cambiarlo, se vedevo che usciva anche se era ancora sangue di rimetterlo. Io per sicurezza l'ho tenuto un giorno intero, ho detto non si sa mai, anche perché il sangue va un po' schifo. Non tanto vederlo, ma il gusto, perché nella lingua cade. Quindi ho detto per sicurezza lo tengo, adesso ho cotone idrofila normale. E poi ho preso questa bellissima parlantina molto francese, perché
Per il resto, devo dirlo, il dolore è molto soggettivo, nel senso che a me mi ha detto che sono stata bravissima a togliere il dente e tutto il resto, nel senso che non mi sono nemmeno dimenata quando mi ha ficcato un ago sopra il palato. Guarda, ero piena di piercing, mi sono fatto tatuaggi, quindi. Però devo dire che è andata abbastanza bene. L'unica cosa che mi manca è mordere le cose. Però beh, ci vuole tempo, poi dopo non è facilissimo. Mi sono svegliata stanotte. Che avevo una serie terribile, mi sono cambiata il tampone perché a volte è come se necessitassi di sputarlo sto cazzo di coso perché mi sta sul culo. E poi l'unica cosa che noto è che ho sempre sete, tanto perché il tampone penso che sia un po' di saliva e ho sempre sete, ma tanta. E qui dicevo che bevo il doppio di prima, infatti vabbè non è male come cosa, l'unica cosa è che vado anche a pisciare tanto prima, tanto più di prima. Niente, poi boh, per il resto vi aggiornerò sulle mie fantastiche avventure. Il video uscirà ovviamente più avanti, quando magari sarò già meglio, spero, mi auguro. E poi a fine mese 31 marzo dovrò togliermi il lato di sotto perché per ora non mi crea problemi, a parte i miei fantastici brufoli. Sotto qua penso sì. O l'altro del giudizio, che anche quello va tolto, che però non è marcio come era l'altro. Però finché non mi dà problemi non lo colgo. Spero che vada via come l'altro, mi auguro. E niente, questo è tutto dal mio grande racconto. Vado a cambiarmi il tampone e lavarmi i denti perché mi inizia a far male. Che bello, felicità. Adesso ho un quarto di giudizio in meno. Fine mese ne avrò due quarti, quindi la metà. Sì, battuta di merda. Io vi saluto e ci vediamo poi nel prossimo video. Appena sono meglio, questo mese andrò a mangiarmi i sushi. Sì, una bella bistecca. Mio padre mi fa la bistecca e ti aspetta nel freezer. Allora, io vi saluto e ditemi com'è stata la vostra esperienza, se avete mai trovato dei denti. Vi posso tranquillamente rassicurare dicendovi che non morite se togliete i denti. Poi, ripeto, il dolore è soggettivo. Io, per grazia divina, ho una sopportazione del dolore in alcune circostanze abbastanza buona, nel senso che so che le cose fanno male, come i tatuaggi, le estrazioni dei denti, altri cazzi vari, e quindi sarà che ormai sono abituata a soffrire, che soffrivo più prima che adesso, e quindi sono più contenta perché so che tanto il dente non c'è più. È ovvio che adesso mi fa male, però almeno so che poi tra un paio di giorni sono a posto e posso mangiare. Senza che il dente mi fa male, poi non mi fa male, non mi fa dormire, poi mi fa dormire. Però, diciamo che ho dormito, mi sono svegliata verso le 3 e 4, solo perché avevo sete, dovevo andare in bagno. Ho fatto cambiare il tampone, mi sono preso il momento perché mi batteva fortissimo e perché il ghiaccio si è stato scongelato. Però ho dormito tutto il tempo col paletto del ghiaccio, che un po' mi aiuta, però quando mi giro ogni tanto me lo perdevo nel letto. Però poi, insomma, va bene, dai. Niente, vi aggiornerò sul mio diario senza giudizio, potete chiamarlo così. Sì. Dai, non è male. La gente combatte il coronavirus, io combatto il dente. Che adesso non c'è più. È veramente brutto quel dente. Cioè, era bello esteticamente fuori, era bello bianco, però non era bello dentro. Sono un po' come le persone, belle fuori ma marce dentro. Ecco, è sempre una bella metafora. Io vi saluto che vado a lavarmi i denti. Al prossimo video.